Ok ragazzi, eccoci qua. In questo episodio vedremo finalmente di concludere l'Atria. Abbiamo svuotato gli oggetti, abbiamo detto, e siamo pronti a ricominciare l'Atria. Andiamo ragazzi. La shortcut è stata completata, insomma, non dovrebbero esserci tantissimi problemi, no? Dobbiamo arrivare al boss. Quindi, pronti, via. Cazzo fai? Non è affanculo. Ma sti stronzi, oh. Pensata pezze fresche a volontà. Quindi siamo di nuovo qui. Ok, allora qua sotto dovrebbe esserci la ceppa di minchia. What the fuck. Andiamo ancora più sotto.
cazza puro, guardalo. Ok, allora. Una lucertolina nel Kaiser. Sì, perché non le avevo aperte queste. Quindi qua non ce l'ho andato. Adesso il lato sconosciuto. Ah, il buco di prima. Ah, what the fuck, ma non mi fottisti più. Per poco, ragazzi, stavo finendoci dentro di nuovo. Oh, milagro, sei di qua? Buono. Very good. Insomma, very good. Diciamo pure very good. Qua si sta risalendo. Ecco. Parte divertente è già finita. Va bene, torniamo giù. Oh. E no, minchia, la mamma di tutte le vergini di Norimberga, minchia. Eh sì, sti cazzi. Interessante. Più che altro per il fatto che adesso chissà come si blocca quell'affare. Ci stanno cazzo. Ah, ma guarda, qua si può camminare. Allora, quindi chiave del guardiano. Ok, di qua. E tra gli occhi effimeri. Capi. A questo punto abbiamo una chiave in più. Dovremmo vedere adesso se con quella chiave riusciamo ad aprire qualche porta. Tipo questa, che giustamente non si apre. Giustamente, eh. Guarda, è giustissimo il fatto che non si apra. Siamo tutti felici del fatto che non si apra sta porta. Puttana bastarda.
Però aspetta, che potevamo andare di là. Mi sembra di ricordare che potremmo passare da quella parte là. Tipo di qua. E d'altronde ci sono ancora le mie anime. Basta che non ci siano buchi. Ok. Eccoci qua. Stocco lungo, carino, stocco lungo. Scheggia di Petraluna. Quindi cosa mi state suggerendo? E ci deve essere qualcosa che non ho visto. Niente ragazzi, eravamo convinti si potesse andare da qualche parte, di qua no, a quanto pare di qua non si va proprio da nessuna parte. Di là ci ricordiamo che c'è il buco. Questa è finta. Quindi ritorniamo da questa parte di qua. Ragazzi miei, che palline. Io qui avevo smesso di giocare, lo dico. Io qui mi ero stufato e non ho più giocato a Demon's Souls.
e dico complimenti ragazzi. Complimenti a me per quanto sono pigio. Cazzo di maiale. Che ve posso dire? Sono pigio. Ah, cavolo. Però che due palle. Chissà se posso andare fin dall'altra parte. Chissà, perché di là c'è cosa. Hmm.
parlo poco perché sono un po' in ambasce. Ok. Cioè, il fatto di non saper bene dove andare mi dà fastidio. Tutto lì. Dai, su, cammi, dai, su. Oh, là. Sono contenti, dopo che lo sucano. Ah. Ah, pure. Ho aperto un cancello. Ah, questa sarà l'altra. Infatti. Va bene. Allora, andiamo al cancello, va. Ok, di qua lo andiamo. Di qua e di qua. Si da chi arrivo da qua. Ah, ok, tutte e due le parti portano qua. Sa che non ci sta con il cupolo. Ma si sale o si scende? Attenzione! Attenzione, qua c'è una nebbia strana. Proviamo prima a salire, vediamo un po', ora ci dice se saliamo. E quanto si sale, ragazzi? Allora. Siamo saliti qua. Abbiamo aperto una porta di legno abbastanza strana. E silenzio. Catalizzatore d'argento che già ce l'avevamo. Oh. Che cazzo è quello? E poi ho detto onestamente, quello che cazzo ha? Qui siamo all'aperto, eh? Non si può andare, andiamo di giù. C'è la nebbia. Certo che tutti sti set doppi che incominciamo ad avere, vabbè. Ok. Siamo dietro. Racchete.
buono. Allora, soldato antico, ratto intelligente, soldato famoso, e gli occhi effimeri. Boh, ok. Possiamo tornare di qua e andare dall'altra parte. Adesso andiamo di qua e poi tanto dobbiamo salire di là, sicuro. Comunque. Si fa un cazzo, infatti saliamo. E dovremmo andare a finire dove c'era quel tizio. Allora adesso un attimo di... Anello del ratto intelligente. Che anello del ratto intelligente? Ok, andiamo di qua. Adesso non è che siamo messi malissimo, eh. Abbiamo buone difese, parecchi punti vita, ottime caratteristiche, cazzo, guarda lì. Vabbè, andiamo qua. Questo, guarda le chiavi. What do you want? I am a humble servant. I do not wish to interfere. I won't cause you trouble. I won't. I won't cause you trouble. Fidavo. Adesso abbiamo una chiave speciale. Che con la chiave speciale finalmente riusciremmo ad aprire la cella di quello o di qualcun altro, non lo so. Boh. Anche perché l'Atria sembra abbastanza autoconclusivo come mondo, eh. Vediamo però. Questo strunz è un culo mi ha pestato. Allora, io che sono stronzo,
Beh. Questa idea è interessante. Molto interessante. Ecco qua. E che cazzo è questo? Scivo che smu? Quattro braccine. Cazzo di ridi. Cazzo di ridi. Azzo, azzo, azzo. Dai. Ah. Ok, you bastard. Allora fanculo. Andata. Stagionata. Qua cos'è sto coso? Un'altra volta non c'è fine a tutto questo, boh, chissà che cazzo voleva dire. Lotto della vedova. Cazzo. Dai, demonietti. Quelli di che ti trasportano dappertutto nei vari souls. Quindi oh, meno male. Cabottanazzo. Vabbè. Ma io andiamo nel bambola. Andiamo a Nexus. Ciò è molto interessante, molto interessante.
I can fo- What's the hurry? Where are you off to? Have you any manners? Thank goodness you know his one. Keeping a close watch on your longings. Beh ragazzi, i neoriani, comunque, tolte queste cazzate qui, poi abbiamo Falange, Cavaliere della Torre, Trapassatore, Falso Re, Falso Idolo, Magno Corazzato, Fiammeggiante, Dio Drago, Avanguardia, e beh. You have a heart of gold, don't you? Resto così per sport. Quante me ne dai? Che schifo, cosa me ne faccio 7000 anni? Schifo. Facciamo un giro al Nexus, vediamo se è arrivato qualcun altro. Me ne è un bo. Un bossa. Questo? Oh, honorable one that I have. Will you continue to pray? Do you? Se avessero catturato o ucciso lui, chi avrebbe mandato qualcuno a salvarlo? Ah, lo sapeva solo lui. Chiamo allo scemo. Anello del gatto, ragazzi, anello del gatto ci piace, anello del gatto. Anello del gatto lo compriamo. Well, do as you please, but don't come. Anello del gatto, abbiamo detto che lo compriamo. Quindi, visto che anello del gatto lo compriamo, vale. Una di queste. E una di queste.
rumor that the silent chief Yurt has infiltrated Yurt's mercenary. Oh, he'd kill his... Now, I'm not a saint, so I implore you to stay away from Yurt. So I... Good stuff, eh? You won't find it anywhere. Ci si chiede dove possa essere, perché io non l'ho visto. Beh, livello 206. Depositiamo qualche oggetto. Sembra una bella collezione di anellini, che roba. Due anelli della resistenza al fuoco. Due anelli della resistenza al veleno. Non è già facile, è l'atto intelligente, del maestro, ma abbiamo due, del ladro, del gatto, dell'avarizia. Due scarpe da mago, stivali rotti, stivali neri, allacciati e placcati. Frecce e quadrelli, scudi anche parecchi. Catalizzatori. Arco corto, arco lungo, balestra, leggera e pesante. Lancialata, mazza semplice, piccone, mazza grande, artigli, ascia da battaglia, ascia crescente, ascia grande, tre frangimaglia, uno stocco più tre, uno stocco lungo, cimitarra e chili, pugnale segreto, spada corta, spada cavaliera, abbiamo due, Chris, spada runica deve essere una merda, deve essere, spada perforante, spada spezzata, spada bastarda, possente e scheggi di ogni tipo. Scheggio, grande scheggio, pezzo, pietra dura, poi pietra aguzza, pietra chiara,
pietra grigia, pietra lama, pietra drago, pietra mercurio, pietra ragno, pietra luna, pietra sacra, pietra sciolta. Poi vabbè, oggetti così. Allora, devo fare lo stocco perché vogliamo provare a fare una cosa. Stocco più 4. Ok. Stocco più 5. Ok. Stocco più 6. Ah, non è materiale per miglioramento, sti cazzi. Ok. You come back alive. I need your business. Okay. Ma se Pacis ci ha detto che è arrivato coso, magari è davvero arrivato, che ne sapete? Proviamo a vedere un po'. Magari dopo che ho parlato con lui arrivo. Io non l'ho visto, quindi comunque. Boh, ragazzi. Boh, con questa morte, ragazzi, ci salutiamo. Ok, ragazzi, alla prossima. Arrivederci.